E bentornati cari lettori, come state spero tutto bene io sono Logo DJ questa è Storia dell'altra vita e questa sera parliamo di Matagazzo manga non sarò da solo ovviamente perché con me c'è il co-host che poi in realtà è quello che ne sa che adesso sta a fare un casino adesso lo metto in video e vedete il casino che fa Io, io, io lo presento sempre come una persona seria, però poi mi rendo conto che non è credibile. È, è bellissimo. Dove <ride> stai, Max? Dove sono, ti qui. Guarda... sono qui e se ne vedono solo un pezzo perché poi vanno giù ancora. Perché... Guarda come ti flexi la tua collezione anche giapponese di sì, sì, Questi, quando sono andato in Giappone, stavo uscendo Aposint o oh, Aposint, non so bene quale sia la pronuncia. E e qui ci sono anche i volumi in giapponese perché i tankobon in giapponese sono una roba spettacolare buonasera, buonasera a tu perché scusa, quelli italiani non sono uguali no, sono diversi <ride> sono diversi perché sono diversi materiali eh, è vero i tankobon giapponesi eh, io cerco sempre di quando mi chiedono ma perché sono, sono accoglienti sono belli sono, ti accolgono, accolgono con una faccia, carta la... È completamente diversa dalla nostra con un tipo di stampa e di eh, non so se eh, anche, anche le, 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 la, il patinato che usano per esempio non è lucidissimo come il nostro rimane un po più opaco e non è per tutti non vale la stessa regola però per la maggior parte dei tanko bon c'è questa questa particolarità e sono tutti veramente io ne ho diversi ho anche eh, knights of Sidonia eh, in giapponese Ossidonia no Kishi eh, che è un oltretutto? non si trova più, non lo so perché no. io l'ho comprato quando è uscito quindi non, non ti so dire come si, si, sia, si stia evolvendo la, la questione ristampe o, o se allora, malo, no? facciamo qualche saluto a chi ci ha già salutato salutiamo Giuseppe ciao, buoni fumetti a tutti salutiamo Federico salutiamo Stefano e A Stefano gli devo dire che se vuole lo spostamento, domani mattina alle 8 sul secondo canale YouTube, eh, lo vede senza problemi. Perché poi c'è la replica sul secondo canale. E eh, Federico ti chiede subito: c'è una copia di Aposim 2, eh? no, aspetta, eh sì, allora, sì, no, non lo dire. Aposim. Aspetta, Guarda, ci sono hai... dare quello giapponese e quello italiano. Guarda, se ce l'hai, la spedisci a me, non a certo a Federico quindi è introvabile, introvabile sul serio no, non è Guarda, spettura, credo di davvero, avere a no. casa addirittura qualche numero doppio mm, so. <ride> sì perché mi era capitato no allora eh, eh, diciamo subito una cosa, miei è eh, eh, uno dei miei quattro autori di riferimento per il mio lavoro quindi mi è capitato magari di trovarmi fuori dalla Sardegna con il tablet, di dover lavorare, di avere necessità e di non riuscire a trovare le scan in certe situazioni, perché quando hai urgenza, no? Ma più che altro per necessità non tanto di disegno quanto di mh, gestione della narrazione, no? di, di, di mh, struttura narrativa delle sequenze perché io più che altri riferimenti li uso per quello non tanto per, per, per una questione di disegno e, e allora mi è capitato di dover andare in fumetteria e ricomprare il tanko bom perché mi serviva perché magari non trovavo in scan quello che, che, che necessitava quindi allora, noi, oggi, noi oggi parleremo di NIEI una doverosa premessa eh... Su questo canale noi facciamo intrattenimento, un po' di divulgazione, eh, permetteteci anche un, un tono piuttosto, piuttosto allegro, nonostante tutto quello che sta succedendo. Perché alla fine un'oretta di distensione anche di nervi serve a tutti. E noi ci prendiamo quest'oretta per stare con voi e stare un po' più in allegria, ma il cuore eh, batte giallo-blu. Mi Questo pare... ve lo assicuro. Assolutamente. Eh, fatta questa doverosa premessa, introduciamo un argomento. Oggi mm -hmm. parliamo di Urasawa. Esatto. <ride> Ma non parlavamo di Otomo <ride> oggi. Di parliamo NIE. di Niei perché ti do, ti do questa notizia, te la do in anteprima. Finalmente Amazon mi ha spedito il cofanetto. Ma dai, io lo ho. Ordinante. Prenotato il 27 settembre uh -huh. e tempo quattro mesi. Uh -huh. no, Se l'ordinario del Giappone arrivava prima. <ride> Peccato che non ce l'ho qua adesso, però poi lo, no, lo farò. È, anche lo molto farò è pesante. Che poi Blame è il primo lavoro di. Sì. Cioè, il primo lavoro che cioè, il primo, sì, è, è il suo primo manga, in realtà è, è il suo primo il su Blame. La prima volta è uscito in una storia, mi pare, autoconclusiva, che ebbe molto successo. Io non so adesso se sia Noise perché in Italia è uscito Noice. Allora, in Italia è uscito Noise Blame, Abara, Vai, Omega, Nights of Sidonia, Blame, Apposins. E... Questo è Noise. Questo non so se si trova, se è stato ristampato. Guarda qua come spendo i soldi io. No, per favore, <ride> così stiamo veramente cadendo in basso. <ride> no, buttalo via. <ride> e sentite cosa ha fatto, ha fatto crack. crack. Bello sto, sto rumore, no. sì. Ma... Beh, questi ma erano i vecchi, vecchi, vecchi manga con la colla distruttrice. E questo è uscito dopo quando è uscito Blame. Prima è uscito Blame. La prima edizione e poi hanno fatto Noise. Eh, di che anno è? Questo è Planet Manga già Euro, Euro 10, dove è scritto? Aspetta, aspetta. Ah, qui c'è ecco, vedi, qui c'è The Work. Ok, qui c'è Blame. Dentro noise c'è la storia breve di Blame. Ah, Eccola. Che bello. Eccola qua su cui eh con cui è stato scoperto questo gioiello di storia di storia di lavoro e, questo di che anno è? Cerco un anno ecco qua forse ce la faccio forse no mamma mia non ci vedo più niente povero me uh, nois 2001 no è la prima mi sa 2003 2003 2003 Nice. Poi è uscito BioMega, no vabbè, sono usciti non in questo ordine, questo era BioMega questo mm -hmm. 6, questo non so se l'hanno ristampato, mentre a Bara, vedi per quel, quella questione di cui ti parlavo prima, ce l'ho sia in italiano perché poi, che in francese. L'edizione francese me l'ha mandata una mia lettrice francese che, per farmi un regalo, perché in Italia non era ancora uscito. Mi poi tu il francese lo legge perfettamente. quindi. Il francese lo leggo, sì. Il francese lo leggo. Ciao, Velez. perché lo uso molto per lavorare, quindi, mm. ciao, Velez mm. sì. diciamo, sì, Oggi parliamo un po' di, di Niei. Ovviamente. No, non... offline, sì. uh, prima tu mi hai, mm. hai detto una cosa che mi ha fatto un po' riflettere, no? mi hai mm. detto uh, Niei è l'esempio, è uno dei pochi esempi di fumettista di mangaka. Eh, giapponese che ha evoluto così tanto il suo tratto che l'ha rivoluzionato letteralmente. Sì, è uno degli aspetti che personalmente mi ha colpito molto, perché se facciamo caso, eh, e l'ho notato anche quando ero in Giappone, se, se controlliamo anche le nostre collezioni manga nel tempo, è vero che i mangaka hanno un'evoluzione, oh, il più delle volte si rafforzano stilisticamente e narrativa, ma diventano più bravi, no? perché è pagine, 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 però mediamente, eh, stilisticamente, tengono, mantengono sempre una certa... Mm? Ok, una certa... Eh... Non ti voglio interrompere, ma dico è anche importante perché poi nel loro studio i loro assistenti riescono a disegnare anche loro o no. Sì, no. Ma se tu cambi tratto, sì, poi diventa sicura, difficile allora, trovare un risultato. Sicuramente ci sono necessità di produzione che sono legate proprio al mondo giapponese dei manga. cioè È chiaro che c'è anche da dire che un mangaka di successo che ha un segno riconoscibile, è, è chiaro che lo conserva perché il lettore poi si affeziona. Voi immaginate, Otomo, è Shakira e ci piace da morire, poi esce un'altra roba e. Per esempio, Otomo, di Otomo, se vogliamo vedere gli esordi, lo stile iniziale, basta comprare mem memorie. Non so se è stata ristampata la raccolta di, delle storie brevi di Otomo, e lì si vede come disegnava all'inizio. Lo stesso Urasawa, Satoshi Kon, te, per esempio, sia Urasawa che Satoshi Kon si sono riferiti molto a Otomo. Otomo era riferimento stilistico degli anni Ottanta, quindi per, per, soprattutto per i Seinen. Ecco che. Sì, è vero, partiva da una cosa che poi si è evoluta, ma nessuno, ha, cioè nessuno, in pochi o perlomeno tra quelli che sono arrivati in Italia, eh, in, tra, tra i vari autori possiamo notare un'evoluzione così forte e radicale come quella che, che possiamo notare in miei. Ok, perché un conto è migliorare il segno, renderlo magari mh, un po' più dettagliato, più ricco, più sicuro, un conto è decidere di passare da un modo di narrare visivamente le cose è un altro è cioè, proprio boom, un cambio netto e mh, la cosa mi ha incuriosito molto e ripensando ovviamente chissà quali sono le, ogni autore ha le sue motivazioni no? perché cambio segno, perché decido un cambio radicale, per esempio Nyei, la cosa che ha veramente colpito e che ancora ha spiazzato è che questo cambio stilistico lui l'ha fatto col numero 12 di eh, Sidonia Nokishi, nel numero 12, ah, ha cambiato il modo di disegnare. Voi prendete di l'11, l'ha fatto qui. L'ha fatto qui l'11, e io adesso vedi, cerco il 12 perché li ho tutti incasinati. Eccolo qua. Eccolo qua. Tant'è che quando ho, i giapponesi, quando ho preso i volumi giapponesi, ho preso l'1 e il 12 mm. perché il, allora faccio vedere ecco qua, in grado il 12 e questo è l'1 già dalle copertine eh? si vede, si si vede una differenza però ancora ni si c'è non c'è però se io apro il primo volume poi ti ho mandato ovviamente degli, degli screen no sì, questo sì, quando il... quando mi dici li, li mando, mando. No, 11 ma vedo il primo è più, più chiaro sul primo poi si sì, anche sull'11 però questo mm -hmm. è il primo ok io posso fare così, ok? Si nota sì, sì. Cos che cos'è. Prendiamo l'11. Andiamo qua, dove? Uh, Continuiamo e ancora, vedi? Com'è netto. Sì. Però qui già qualcosa stava succedendo. 11, 2, forse il 10, ecco. Lo possiamo fare forse fino al 10. Perché nell'11 lo spazio non è più nero. Vedi, a un certo punto lui tutto quello che è nero lo fa diventare rettino sì. e poi nel 12 succede, succede che dici, cos'è cos questo? Nel 12, eh, ecco, nel 12 succede questo. Passiamo da qui a qui. Cioè, sì, sì. È, è un trauma. Allora ecco che eh, se, magari nessuno se n'è accorto perché tutti erano, però no, non puoi non accorgertene, proprio... È proprio un salto quantico, <ride> è una roba che e io da disegnatore quando l'ho visto ho detto, e cosa è successo? Qui? Eccoli qua, guardate qua. E si sì, è completamente di diverso, non è che ha, vari... ha cambiato qualcosa, no, disegna proprio in modo diverso e non solo, tu dici, ah, ma ha cambiato la china, no, no, ha cambiato anche i volti, ha cambiato le tecnologie, ha cambiato il modo di rappresentare il suo mondo perché lui, la, la, la sua nota forte è... La Rappresentazione dei mondi che ha in testa che sono spettacolari, ok. Quindi, questo come, secondo noi... me ha trovato tempo, come ha trovato il tempo per eh, riuscire all'interno di una serializzazione che sappiamo in Giappone a ritmi mm. piuttosto uh -huh. stretti? Riuscire a eh, reinventare il suo tratto perché non è che uno lo cambia dall'oggi al domani. cioè, se io voglio mm. cambiare, come faccio un G volto le due prove bravo. le faccio. Mm dipende ti spiego, allora io sono parto dalla mia esperienza perché non posso sapere cosa c'è nella testa di Niei però lui ha fatto un cambio netto durante la serie non ha finito una serie e poi ne è iniziata uno, una nuova e ha cambiato uh -huh. come si può vedere magari in molti manga quando cambiano il loro segno o il loro tipo di narrazione anche perché poi andremo a capire ma ca ha cambiato solo il segno o ha cambiato anche la narrazione, no? Perché è questo che è molto interessante quando parliamo di fumetti. Certo. Non basta cambiare la buccia, eh, cambi la buccia, se alla mela li metti la buccia di un'arancia, fuori sembra un'arancia, ma poi la mangi una mela. Okay. Ho detto una mezza scemenza, però rende l'idea. No? Ehm, quindi ti posso dire, io sono un, un disegnatore che ha cambiato tanto nel tempo. E io ogni volta che ho cambiato non ci ho messo, ci ho messo uno schiocco di dita. Cioè, da un sì. momento all'altro ho disegnato in modo diverso. Fondamentalmente, perché nel mio percorso di ricerca, il mio obiettivo come disegnatore di fumetti è arrivare un giorno, chissà quando, ma non ci arriverò mai perché è il bello di, 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 di tutto questo percorso, del percorso che fanno i fumettisti: un giorno riuscire a raccontare qualunque cosa, cioè avere un disegno. Che mi permette di rappresentare e raccontare qualunque cosa: situazione, evento o emozione va bene? Questo è il mio però obiettivo. Allora, in questo percorso il cambio stilistico è assolutamente necessario eh, perché nel percorso nella realizzazione delle tavole una dopo l'altra e eh, nella varietà dei lavori che si fanno in carriera, ehm, è. Capisci che il segno che hai in un certo lavoro non è detto che sia efficace in quello dopo, e allora lì dipende da te. Che tipo di autore sei? Sei un autore che si mette sempre in discussione? Che non è mai contento, che vuole, che ha come obiettivo quello di ottenere il miglior, il miglior risultato narrativo possibile, cioè trovare il segno che racconta esattamente quella storia nel modo più adatto, nel modo più efficace? Se sei questo tipo di autore. Ti posso dire che, per quella che è la mia esperienza, il più delle volte il cambiamento è così. Perché all'improvviso apri gli occhi e dici: No, ma per questa cosa è quasi una cosa naturale. Per rappresentare questa cosa, devo fare così, altrimenti non ne vengo fuori. Arrivare a questo tipo di approccio, però, è una, è una cosa che, che fai negli anni con l'esperienza sbagliando. Fa... Io, per esempio, ti dico il mio più grande fallimento con i lettori. È stata la, la, la prima edizione delle cronache del mondo emerso. La prima mh, stagione delle cronache del mondo emerso. Perché quando mi diedero da fare le cronache, io venivo da un'esperienza che non c'entrava niente col tipo di fumetto che dovevo fare. Ho usato il mio modo di raccontare che non funzionava e mi sono trovato assolutamente inadeguato al tipo di lavoro. Il risultato è stato qualcosa che anche il lettore ha percepito come, come fastidioso. Tant'è che poi nella seconda stagione. Quando mi diedero da fare la seconda stagione ho ricalcolato tutto rifatto tutto segno se tu prendi le due i due le due stagioni delle cronache ce le ho forse qua e questo per farvi capire che sta cosa di di, di miei eh, perché io per, ripeto non conosco allora le prime la prima stagione delle cronache e io qui ero poco più che un esordiente eh, attenzione cioè ci tengo a precisarlo questa è la prima stagione sì questa poi è la seconda. vedi che è cambiato tutto? Eh sì. Ma io qui non ho fatto delle prove. Cioè a un certo punto tu dici, no, no, questa cosa non va bene, la devo fare in modo diverso. E siccome siamo disegnatori, autori e disegnatori, disegnare significa anche approcciare il lavoro, cioè eh, trovare le soluzioni, no? migliori eh, Per risolvere, cioè, certi problemi di questo, come, come questi. E, e quindi cambi, però dipende da te, da quanto sei innamorato del tuo disegno, da quanta paura hai di, di affrontare i lettori. Cioè, perché dici, vabbè, io ho fatto la guerra del buio, ho pensato a un sacco di dettagli, è un po' tomo, un po' è, arrivo con Nathan Never generazioni. La gente lo vede e dice. Cosa è successo? Massimo è impazzito. È successo, generazioni è l'albo dopo i figli del buio e se voi guardate i due, i due lavori sono diversissimi, ma io ho cambiato nel giro di una tavola quando ho fatto la prima tavola di generazioni l'ho fatta già con quel segno e non ho fatto bozze e studi stilistici, l'ho fatta così mm? ehm, secondo me Niei un po' ha ragionato allo stesso modo a un certo punto eh, può aver detto allora con quello, col, col mio modo di raccontare, come ho raccontato Blame, come sto raccontando uh, Sidonia, mi accorgo che non riesco a raccontare sì. Sidonia, non riesco ad, ad arrivare al cuore vero di questi personaggi, a raccontarlo al meglio con un segno così oscuro, così nero, così carico, così pesante. Perché? Boh, eh, dovremmo chiederlo a lui qual è la sua ricerca. Però sicuramente quando c'è un cambiamento così forte a livello eh, creativo, intimo, interiore, c'è qualcosa che frulla e dice così non va, devo cambiare. Non è mai un, ah vabbè, no, no qui non lo faccio perché ho voglio, voglia di aria fresca. Può essere anche quello, ma per avere un risultato così netto, così immediato, poi consideriamo che i capitoli sono mensili. Se lui è stato regolare, vuol dire che da un mese all'altro ha iniziato a cambiare stile, cioè ha deciso di ehm, fare lo spazio da tutto nero con le stelle bianche, ha retinato sfumato, che è un cambio radicale, cioè, in non stai solo rappresentando il vuoto, stellare, il vuoto spaziale con un una china piena, una china vuota, ma eh, stai cambiando il concetto di universo, cioè l'idea tua di universo da Nero, pesto, oscuro e magari senza speranza, ha quasi un tramonto i colori, no? Non è quello scuro, cioè c'è la luce nello spazio, c'è qualcosa che c'è del calore, no? Perché quando fai un retino sfumato vuol dire che vuoi raccontare qualcosa che, che non sia la profondità dell'oscurità del nero. Non so se rendo il concetto, no? Però è chiaro che. Uh, poi abbiamo, ecco, se, questa è una nave spaziale, questi, queste sono scene nello spazio, e capite sì. che eh, addirittura ha ridotto il numero delle stelle, cioè è cambiato tutto, è cambiato il concept, è, è cambiata tutta l'idea della sua narrazione e della sua rappresentazione grafica. E questa cosa eh, non è da poco. Cercate nelle vostre collezioni manga dei mangaka che hanno fatto una roba del genere. Sicuramente in Giappone ce ne sono altri, in Italia non so quanti ne sono arrivati. Pensiamo anche a Fugita. Che ha fatto. Guarda, scusami, ho che... oh, uscito Tora eh, e guardiamo gli ultimi manga da uscì. Oh, dici un nome, esci dalla camera e lo. Sì, e no, lo vado nella libreria. Ce l'ho qui davanti. Non mi ricordavo. Uscetto. Uscite Tore, è fatto in un modo. Guardi come disegna oggi. Fugita è sempre Fugita. No, Otomo è sempre Otomo eh, Masamune Shiro comunque con le sue evoluzioni ha continuato a essere ma Satoshi Kon è stato sempre cioè è anche Urasawa pur con i suoi cambiamenti da dagli esordi e con la sua maturità che è spettacolare è sempre Urasawa non è che ha iniziato a di è diventato iperrealistico o barocco all'Otomo no? all'improvviso sì. quindi il percorso che fa Niei e a me piacciono questi incontri perché non stiamo qui a raccontare la storiella di Blame. Non stiamo qui a raccontare, no? Certo. La... Cosa c'è? Compratelo, è bello. Una figata. No, cerchiamo di andare a, a scoprire davvero la bellezza di queste cose. Scusa, per, per, perché stai facendo, mi stai facendo il verso dei video che faccio di Sodio? Io, io non te lo faccio il verso. No, di... no, no, ti spiego. <ride> Scherzo. Scherzo. E, Scherzo. Di, di, secondo me. Ehm... senti c'è Fabio che accenna questa cosa che secondo lui eh, potrebbe essere stato perché voleva velocizzare le tavole. <ride> allora dai, facciamo questa cosa. Fabio, caro Fabio, quando è uscito I Pirati dei Cieli, nel forum di Nathan Never mi hanno detto che uno, volevo fare tutto in fretta, due, ho disegnato con il culo, tre, Uh, non ho messo la china, che ero tirchio perché non volevo riempire di nero le mie pagine. Quattro sì che l'avevo buttato via. No? E, no, 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 dobbiamo capire che mh, io dubito che il miei sia diventato più veloce, Ok, perché la velocità, il, 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 un autore di fumetti non calcola il tempo solo in base a. Allo stile che usano, ai segni che ci sono nella tavola, ma c'è da fare i conti nelle tempistiche di realizzazione di una tavola: al tempo che ci vuole, a cogliere la rappresentazione di ogni oggetto. Ragazzi miei, questa cosa è chiaro che un lettore non la sa, per un lettore un disegno meno ricco è più veloce di un disegno più ricco, ma è normale. Anch'io, quando non disegnavo tavole a fumetti, pensavo la stessa cosa. Non è così. Perché riuscire a mettere su carta una sintesi con poche linee di un oggetto complicatissimo e farlo leggere al lettore come un oggetto complicatissimo, vedi un'astronave, un paesaggio bellissimo, richiede lo stesso tempo che può richiedere farlo uh, con più segni, più carico, ehm, perché è proprio il tempo che ci vuole ad avere le idee chiare su quali linee usare e come usarle. Ok, è lì che bruci il tempo perché poi se hai l'idea chiara che tu sia barocco, che tu sia di sintesi, magari ecco sì, di sintesi potresti andare più rapido, ma se la sintesi la sbagli non si capisce più niente. No? Invece Alessio ci dà un, un, una notizia eh, che lui conosce, lui dice che in un'intervista appunto all'inizio di King of Sidonia lui eh, stava imparando a usare un programma nuovo perché era passato al digitale. Eh sì. e quindi non era così bravo tecnicamente, no? È eh, eh, bravo, questa cosa l'avremmo discussa vedendo le tavole. A me è successo quando sono passato. Faccio sempre il raffronto, sai, essendo io disegnatore, certo. riesco a spiegarla di più anche a chi, certo. a chi ha posto la questione. Ehm, quando disegnavo su carta, il controllo degli strumenti era un certo tipo di controllo. Passando alla, al, al digitale, alla tavoletta, allo schermo interattivo, il, la penna si. Sì, Emulava quel tipo di china, quel tipo di strumento, ma non essendo lo stesso strumento, la, 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 la sensazione superficie di plastica, punta di plastica, schermo digitale ti dava un feed completamente diverso. Mi dava un feed completamente diverso. Quindi ci sta assolutamente che Nie abbia sostituito, cambiato software e che con quel software lì sia venuta fuori anche questa, questa cosa nuova che lui l'abbia vista. Perché all'inizio provi a ripetere il tuo segno, quando vedi che dici, non esce, non esce, non posso rifare quello che facevo prima perché ho uno strumento diverso. Tu immagina, devo fare un quadro a olio, ma uso gli acquerelli. Non puoi, non puoi, non puoi. Ok, e quindi ti trovi lì che vuoi assolutamente provare, no, non ti esce perché magari c'è un limite software, hardware di qualunque tipo non hai la carta, l'assorbimento della carta, eccetera, e quindi provi altro, provi altro e scopri, no? E, e scopri cose completamente nuove. Io sono passato dai fili del buio a... Eh, Anch'io, quando ho fatto i fili del buio e, ehm, e son, ho fatto generazioni, ho cambiato segno, sono passato dalla carta al digitale, ok? In quel caso era una tavoletta piana, senza schermo. E il risultato è stato uh, quel tipo di segno, cioè mi ha aiutato molto in quel percorso il digitale. Quindi, bravo, ha fatto bene a, a sottolineare questo, a questa nota importante, perché è vero, anche gli strumenti magari cambi, perché magari dici mi sono stufato della carta, mi hanno detto che posso essere più veloce col digitale, provo e ti accorgi anche che non solo cambia il supporto, non solo cambia lo strumento, ma anche il tuo approccio alla tavola e quindi visivamente. Esce una cosa nuova, la guardi e dici wow, mi piace molto certo. di più. E perché dici che ti piace molto di più? Perché magari ti accorgi che riesci a fare molte più cose, scopri certo. magari anche casualmente che riesce a disegnare a raccontare meglio certe cose. Nel caso di Sidonia. Se ci facciamo caso, mentre Blame c'è chi da solo che vaga in questi posti pazzeschi. Ogni tanto incontra un personaggio, interagisce, cattivi da distruggere livello successivo. Personaggio, interazione, combattimento, a livello successivo. In Sidonia c'è una maggiore coralità, ci sono più personaggi, c'è una comunità dove il nostro eroe, dove Tanikaze, che è il protagonista, vive, è in una comunità di 500.000 umani, che poi non sono proprio umani, sono evoluti perché usano la fotosintesi, non mangiano più, mentre lui è l'unico umano che mangia, che è un'altra bella caratteristica di quel manga, e e, e, capisci che immaginate dover raccontare eh, dei rapporti umani più complessi e una storia d'amore quasi impossibile perché per chi ha letto Sidonia c'è cioè, Tanikaze si innamora di, prima di, un, di una ragazza che poi diventa un Gauna, cioè diventa una, un esperimento strano, raccontare una storia d'amore nello spazio con i robot giganti, magari usare tutto quel nero, tutta quella eh, occlusione di, 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 di cose, di. Eh, Forse appesantisce un po', forse non va bene. Magari, ecco, quando ha provato, ha visto dei risultati, ha detto, eh, però, diamine, battaglia nello spazio. Eh, perché, sai, un conto è rappresentare lui da appassionato di architettura. Io non credo sia laureato. E tutti dicono che è un architetto. No, lui ha detto che qui ha nella sua biografia c'è scritto che ha, ha studiato, ha seguito un corso di formazione. Eh, e, e poi... Ecco, c'è anche un aspetto incredibile oltretutto la, la seguito in, bravo, cosa. perché poi è tornato in Giappone, quindi è tornato in Giappone che era quasi uno straniero, <ride> no? Cioè. Ed è la secondo me molta della sua caratteristica, molto del suo approccio al manga. Lui non nasce mangaka. Lui non è un otaku, un appassionato dice "Da grande voglio fare i manga", non è Bakuman, no? Che alle medie dice "Sarò un mangaka". Lui è appassionato di architettura, ok? Quindi è un profondo conoscitore dell'architettura dei, dei vari movimenti dell'architettura. Della, dell quindi si vede che li conosce molto bene. Poi ha deciso di fare il mangaka quando è tornato in Giappone, no? E, ed è venuto fuori quello che, che tutti possiamo vedere. E poi magari con le tavole ne parleremo meglio dell'architettura. Sì, della... due, no? due domande: Al fu, cioè, due domande. Federico dice che. Lui ha visto che appunto a metà di Biomega è passato dal nero predominante al bianco e quel cambio coincide anche con uno sconvolgimento narrativo certo. proprio. Del... Certo. Ha, ha detto bene, Federico, è, è impensabile, è da pazzi a me. Molte... Guarda, molte volte mi chiedono, mi chiedevano anzi perché adesso ci hanno un po' rinunciato, vedevano le mie tavole con questo segno un po' frantumato da, da Parkinson, no? E dicono: eh, che bello il tuo storytelling, funziona, ci piace molto. Prova a chiudere le linee, a mettere i neri e lì vai a fargli capire che un'operazione di questo tipo, cioè se ti piace il mio storytelling e mi chiedi, no, non è che mettendo i neri e chiudendo le linee lo storytelling rimane efficace allo stesso modo, no? Certo. E quindi ha detto bene prima il commento di Federico, giusto? Era sì, di Federico. Federico. Eh, ha detto bene, cioè ti sconvolge anche narrativamente il cambio stilistico, ti sconvolge narrativamente, è inevitabile, non puoi più ottenere, fare, cioè, è, è quasi una, una conseguenza. Ecco perché se si è autori curiosi e con una voglia di evolvere o con dei sogni particolari professionali, la ricerca continua di un'evoluzione è utilissima. Certo, i lettori potrebbero avere dei problemi, eh no? Che... Per esempio, adesso io sto facendo un lavoro all'estero, eh, sto facendo degli studi per un lavoro all'estero che avrà uno stile ancora diverso. Ancora diverso, perché il tipo di lavoro che mi hanno chiesto non può essere rappresentato senza il nero. Non mm -hmm. può, non funziona, non c'è scampo, non funziona. E allora non ho aggiunto il nero al mio stile, ho cambiato anche lo strumento digitale con cui traccio la linea. Eh sì, perché non basta riempire la linea che c'è intorno deve essere coerente con quel riempimento, deve poterlo reggere visivamente, no? Non ce la puoi fare, allora tutto cambia e quindi sto scoprendo già qualcos'altro. Proprio su questo discorso si inserisce Mariano che fa no, l'esempio eh, di Bastard, <ride> che è stato ridisegnato, questo non lo sapevo, uh, che è stato ri ridisegnato praticamente. Dalla... Sì, sì, l'ha la... rifatto. Però ecco, anche lì. Mh, non l'ha stravolto, sì, è cambiato, è vero, è cambiato, ma lì c'è stato anche un cambiamento proprio di tempi, di, 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 a, 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 di linguaggio per il tempo. Perché sai, un fumettista, eh, adesso noi possiamo prendere, io uso sempre Otomo come riferimento, Otomo è magistrale, è una bellezza sempre, o oh, Satoshi Kon, sono autori eterni. Quanto tempo reggerà Akira ancora? No? Quanto, e, e, sarai te, cioè, perché i tempi cambiano. Io sarei molto curioso di parlare oggi con dei sedicenni che hanno comprato, se l'hanno comprato, che hanno comprato Akira, non lo conoscevano, e sentire cosa ne pensano. È davvero interessante perché oggi i giovani hanno un approccio al segno che è quello del manga moderno, che è completamente diverso. Non ci sono i virtuosi oggi. Tolti due o tre autori, tipo un Boici, no? Non soltanto i giovani, tutti quelli che si accostano adesso al manga. Eh, perché sono diversi per solo tempi. soltanto i giovani. Anche se sono colpito diciamo, dai... Era cioè... bello prima, facciamo i boomer, siamo degli scemi, perché il, il linguaggio, il fumetto è un linguaggio, e evolve e cambia con i tempi. Dobbiamo essere mm -hmm. un po' più elastici e capire adesso è così, prima era così, io ero nel prima, lo capisco meglio, adesso lo capisco un po' meno. Io da fumettista devo cercare di stare in mezzo a tutte queste cose. Che dici? Passiamo alle tavole? Quindi Vediamo le, le tavole. Possiamo... Quindi e abbiamo questo. detto: ecco, questo è Blame. Abbiamo detto che Ney torna in Giappone e inizia a fare, decide di fare i manga. Però non, ha, non, aveva non, non aveva studiato da, da mangaka e non è cresciuto come eh, eh, otaku. Io dico otaku, ma da, immaginate un ragazzo che cresce con suo nome. E io ho scelto questa tavola di Blame per farvi notare come anche le sue anatomie sono come dire eh, sotto la, 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 la lente costante dell'occhio di un architetto. <ride> ok. Guardate le figure lunghe a destra, quelle, e, e quelle, no, eh, gli arti, le, 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 il modo di rappresentare la figura umana, sembrano quasi dei, dei pezzi di architettura, de, 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 potrebbero essere anche i pilastri di un ponte, se, se li troviano il disegno. Cioè, e, e, oppure come nella vignetta sotto, intorno al cranio del tizio c'è tutta quell'armatura. Allora, un mangaka che nasce dai manga, che ha nella testa tantissimi manga è inevitabilmente eh, come dire ehm, oh non mi viene il termine eh, eh, sospinto verso, uh, okay. verso certe cose grafiche no? lui che non viene dal manga si tira fuori delle robe che sono veramente uniche, originali per il tempo, che non si erano mai viste perché ci fa dei caschi, delle protezioni delle armature che sono tutte sue cioè arriva Niei Arriva una, uno schiaffone di personalità. Tu sei abituato a tutti i manga che stavano uscendo in quel periodo. Arriva questo pa, e anche ti le inquadrature non sono, no. sono no. propriamente normali. Anche le inquadrature sono, sono anche un po' sbilanciate eh, Le allora, inquadrature a... attenzione, c'è da fare anche un discorso sul fatto che lui non nasce mangaka e quindi è, un, è molto rigido in blame. Ma è anche è dopo. Poi questa cosa la perde perché inizia a farne tanti. E, e diventa sempre più dinamico, sempre più bello da vedere all'inizio, ragazzi, fai laterali, fai frontali, dall'alto dal perché il suo campionario visivo si sì, è, è evoluto perché è un architetto, ma è evoluto sulle forme architettoniche che hanno una gestione diversa da quella della narrazione a fumetti Cioè, capite che non è facile, lui ci prova, però quello che ottiene qui, pur essendo acerbo, perché ha ah, ovviamente degli elementi noi guardiamo Blend, da un volume all'altro ci sono dei cambiamenti tecniche diverse modi di rappresentare spazi cioè non ha una continuità eh, perché si vede che eh, sta camminando sta provando a tirar fuori delle cose andiamo avanti quindi queste sono le sue particolarissime figure vedete ancora queste armature eh, gli scudi i tagli, vedete sempre i frontali eh, il modo di rappresentare la cinesi cioè la, la, non so se l'ho detto giusto, però i movimenti rapidi, laddove le cinetiche in quegli anni venivano usate in modo un po' diverso, lui tira fuori questa sorta di pelliccia, la chiamavamo così al tempo ciao Faber eh, sì, è un grandissimo artista sono d'accordo con te, è unico, ma soprattutto no, no, sto dicendo di te ah, io? No, sì. vabbè lui eh, <ride> Miei ha un dono. Allora, ci sono degli artisti eh, che, che non sono solo belli e bravi, ma sono veramente delle figure ispiratrici e non è da tutti. Cioè, non è, è difficile trovare. E io, ripeto, nel mio range, i miei quattro riferimenti ce li ho e sono miei, i garasci. Matsumoto, Taiyo, Matsumoto, a braccetto con Leggi Matsumoto, anche se ormai Leggi è più un classicone. E, eh, ho detto, e Yoshisa Tagami. sono i miei quattro pilastri eh, ne, nello studio de, del, del fumetto. E, tutti questi autori, nel mio caso, erano fonte di ispirazione, cioè mi facevano venire voglia di disegnare non succede con tutti io leggo tanti manga ma quando leggo qui finisco di leggere un volume di questi autori io ho bisogno di sedermi a disegnare o divento intrattabile okay? e questo è bellissimo nel senso è, è quel fuoco che non si spegne mai non tanto per quelli che abitano con te però sì dai eh sì quello è un problema ma quelli che abitano con me lo sanno <ride> quando sono a posto eh, mi amano molto per quello non ho troppi problemi <ride> Eh, quindi andiamo avanti, vedete anche qui la gestione delle vignette, lui ha una griglia molto rigida, eh? non ha una griglia super dinamica, va molto al vivo, vedete, tiene il lato rilegatura, quello bianco a sinistra, e nei manga si tiene libero il lato su cui c'è la rilegatura, non si disegna, nel fumetto occidentale si disegna ovunque, no? Nel manga no, si tiene libera la parte rilegata. Andiamo mm -hmm. avanti. Ecco, queste sono per esempio le sue scene di dialogo laterale, cioè la telecamera. Allora, fateci caso nelle sue inquadrature, e questo è, è, è quello che ti dice: attento, eh, siamo di fronte a qualcuno che sta iniziando un percorso. Perché? Eh, per come inquadra lui questi personaggi li stiamo sono tutti della stessa altezza. Cioè, so, I suoi sì. personaggi sono sempre quasi tutti della stessa altezza, poi magari li vedi in un totale e hanno altezze diverse, no? E questi sono quei segnali per cui la gestione è, devo mettere il primo piano, stanno parlando, l'inquadro vedete che sono tutti dei, dei tagli, bene o male, alla stessa altezza, altezza occhio, giù di lì, no? <ride> Quindi eh, queste cose un po' sono, sono frontali, laterali, dei tre quarti, è tutto molto su un piano molto, molto rigido, no? Però. Questa cosa, il bello di Niei, e il bello che, che hai in Blame, che passa del tutto, in, in, è del tutto irrilevante, perché quello che lui mette nella narrazione visiva, nella forza della, della rappresentazione grafica, buca gli occhi e non esci più. Cioè, lui crea dei personaggi che, ti, che, che attirano la tua attenzione e la nostra attenzione. Cioè, li guardi e dici, ma chi è questo? Cioè, la vittoria più grande, quando crei un personaggio, ti viene voglia di dire, ma questo chi è? Perché c'è un nastro nero in un Cos'è quel coso nero che ha in un occhio? No, che non sai cos'è, oppure come sono vestiti. O questa faccina, questo spiritello che c'è a fianco nell'ultima vignetta. Andiamo avanti. Perché adesso ecco, wow. e questa è la forza di Nieti. La vera forza di Niei ed è il contributo più grande che, 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 che arriva dalla, dalla sua conoscenza dell'architettura è la capacità di rendere dentro spazi chiusi, perché questo è un rettangolo, eh, di rappresentare graficamente delle cose immense. Guardate che è difficile. Noi abbiamo un rettangolo e dentro quel rettangolo devi rappresentare una cosa che occupa un sacco di spazio. Nella nostra testa ci sta benissimo, tutti quanti riusciamo a pensare dei posti pazzeschi, enormi, immensi. Quando li andiamo a disegnare, a me capita nei corsi che ho molti ragazzi che dicono, eh, ma avevo visto questa cosa enorme poi l'ho fatta dentro, non ci sta, <ride> non <ride> ci sta, perché la tua mente non è, il foglio non è come la tua mente. Per riuscire a fare questo devi avere una competenza e, e un approccio che secondo me il suo non è neanche troppo ragionato lui è molto spontaneo è bellissimo cioè la, si vede la, la, la competenza e la spontaneità nello stesso cioè la, il controllo e nello stesso tempo il, la voglia di boom vado giù dentro vado, metto tutto perché tanto so già dove vanno le cose ma no? anche perché essendo appunto fra virgolette architetto avendo avuto una formazione in architettura probabilmente conosce ha dito come la figura umana eh, viene rappresentata a confronto appunto dello, sp dello spazio sì. delle costruzioni stesse, no, perché no, lui è, è sì, hai detto benissimo. Lui ha questa capacità, no. Ma guarda, su nei suoi disegni eh, cerco di spiegarvela facile. È un po' tecnica, però è un trucco che molti fumettisti c'è cioè chi lo usa meglio e chi lo usa peggio. Quando devi rappresentare l'immensità, la grandezza o l'immensità di un certo posto e hai delle figure umane, eh, li, li crei un contorno a queste figure, metti degli oggetti vicino a queste figure. Si chiama eh, tecnicamente la costanza di grandezza, no? Cioè il modo con cui il nostro cervello percepisce i rapporti di dimensione tra gli oggetti. Se un fumettista conosce le costanti di forma, costanza bla bla bla, bla ce ne sono diverse controlla il potere, il no? God the Power. In questo caso, lui ti mette degli oggetti vicino alle figure umane, per cui tu riesci a capire veramente la grandezza di quelle figure e quello che lui disegna grande. Vedete che la parte bassa della vignetta è piena di cose complicate: piccole, ingranaggi, meccanismi, tubi, figure umane. La parte alta non ha nulla di tutto quel casino. Un principiante. Voleva fare, vorre, vorre, Farebbe lo sborone e riempirebbe di dettagli tutta la struttura. La fa, dice: ah, Adesso vi spacco, vi faccio vedere quanto sono figo, brum, brum, riempie tutto di dettagli e non capisci più quanto sono grandi le figure umane. Lui crea questo sistema qui, ha questo controllo della costanza di grandezza che è bellissimo. Per cui, quando vedi a colpo d'occhio, trovi subito le figure umane e capisci subito quanto sono grandi e quanto è grande l'ambiente, è la sua forza. La sua, ma molti architetti hanno questa, questo controllo. Andiamo avanti, che altrimenti blateriamo. Io mi innamoro di miei. <ride> sì, sono i veri protagonisti: assolutamente sì. Guardate qui: lui usa il nero, ma sa usare anche i vuoti, no? Perché il nero pieno. E gestire il nero pieno e gestire i vuoti si assomigliano un po' le due cose: sono positivo e negativo. però guardate che bella come com si muovono le, gli oggetti anche quando sono pochi, qui già si intuisce che lui ha un dono della sintesi forte. <ride> eh, che poi gli oggetti sono pochi. La tavola è scarna. Oh, cioè... Ma tu rimani parecchio tempo a leggerla, perché devi capirla è più complicato sì, allora, la verità è che questa è decontestualizzata è difficile se hai quella prima e quella dopo è tutto più facile ragazzi attenzione eh. qui eh. se noi andiamo a dire eh, ma non si capisce no leggiamola nella sequenza vedrai che la, capiamo, la capisci tutta perché lui è molto bravo io non sto dicendo che non si capisce sto dicendo che ci metti più Nonostante sono quattro segni, perché sono quattro segni sì, in croce, sì, sì, sì. ci metti più tempo piuttosto che se fosse molto ricca, eh, appunto, perché poi, devi contestualizzare meglio le salome, Devi trovare le il migliere. modo di, di, di mettere quegli oggetti nel posto giusto. Eh. Eh, eh, non, è, non è semplice. Però, questa è la scelta. Questa tavola perché ti dice non solo che lui è bravo a fare certe cose, ma che dentro di sé ha un dono della sintesi. Che non è da tutti, cioè ce l'ha. Magari in, in Blame non, non, non arriva subito, poi però esplode in Sidonia. Ok, andiamo avanti, vediamo cos'altro ho messo. Una cosa ti chiede, ti chiede lo Star Nerd. Non so se gli puoi o gli vuoi rispondere. Ah, eh, sì, sì. l'abbiamo visto. Sì, ce l'ho. Aspetta. Vediamo. Ah, ma ce l'hai proprio sotto mano? No, forse no, forse sì. Guarda, se non ho... Non ho generazioni qua. Che sfida! Ah, non ce l'ho nemmeno io, lo sai? Ah, neanche tu. No, ho il 350... Allora, generazioni... Non è che quel numero non si trova? Davvero? Sono Ma contento. Io... Hai visto? Io no, perché non ce l'ho. Ah, ok. Allora, generazioni. La tavola in cui... Um... In cui compare Nathan Never nel ponte di comando. Mm. Se la trovate per chi ha generazioni, ehm, al di là del gran lavoro che c'è dentro di Adriano Barone, eh, che ha scritto veramente un gioiello, eh, la, quella tavola in particolare, io dovrei cercarla nel mio archivio, ma non so se facciamo a tempo. Ce l'ho, è eh, sotto mano 5 minuti, la trovo però. Non sono no, comunque è la prima volta che compare Nathan Never nel ponte di comando perché io, quando ho disegnato quel Nathan Never, l'ho guardato e ho detto: Ecco, è stato un istante in cui mi sono concesso di dire perché non me lo dico mai, questo è quello che avevo in testa. No, cioè. Quando ho fatto quei segni e quel volto, perché c'è proprio un volto suo che guarda perché hanno distrutto tutti, tutti, tutti i suoi robot, sono tutti morti, quanti quanti? No, lui è disperato. E lì c'è questo primo piano. E, e lì ho e in quel momento ho detto: questo segno, su questo segno io ci devo restare. Perché nel momento in cui provi questa sensazione come autore di fumetti, significa eh, l'obiettivo. No, è lì. Io ho un'idea, la devo mettere su carta, voglio che sia esattamente la mia idea. Perché non è, qua è difficile mettere su carta l'idea che abbiamo in testa, è molto difficile, ci vuole tanto mestiere, tanta esperienza. Quando ho fatto quel Volto, è stato uno dei pochi momenti in cui mi sono detto: ecco, è così che l'avevo visto. E lì mi sono detto: devo andare avanti. Quindi, quella, pur non essendo una tavola spettacolare, è sicuramente la tavola che ho di più nel cuore negli ultimi parecchi anni. È <ride> la più significativa, cosa? Poi me, poi me la ritrovi e, sì, sì, la, pubblico sì, su, magari... e la pubblico su Instagram. Ah, magari adesso parlando. Andiamo... Ah, sì, allora, ecco, questo è qui, non siamo più su Blame. Questo, no, è, questo è Sidonia. Sì, lì. sì, vedete? Allora, la sua griglia è sempre la stessa, ok? È sempre molto rigido: rettangoli, quadrati. Forse poi andando avanti in Sidonia qualcosa cambia, diventa un po' più eh, ricco. Eh, anche in Blame un po' stravolgeva ma lo fa in certi momenti no? diciamo che la sua norma è la tavola bella ingrigliata <ride> grazie ha capito, non sta... <ride> capito. Ehm, lo spazio è nero perché lui qui veniva no? da tutto il suo passato però la linea è diversa lo vediamo già che c'è qualcosa di diverso nella linea e gli oggetti e le forme sono più nette, più chiare, più distinguibili rispetto a Blame. Le figure, i volti, la posizione degli oggetti, si capisce di più. Dico si capisce perché di, il verbo capire è, lo capiamo tutti, ecco, no, non uso un gergo tecnico, però, ok, mm, però guardando quello spazio là, non sembra l'immenso spazio sconosciuto dove 500.000 umani vagano. Alla ricerca di qualcosa, non spoileriamo. Ok. Eh, perché il nero così ti chiude, ti schiaccia, ti opprime, andiamo avanti, vediamo cosa c'è. Vedi i robot, qui ci sono i suoi robot. Qui c'è una scena bellissima. Succedono delle cose, vedete come più geometria è più pulito meno sporca la china? Magari qui, qui anzi, qui era già in digitale, forse si vede anche. Una domanda che ti volevo fare pure prima, il balloon... Sì, Li inserisce prima del disegno, cioè loro li dangono. I, I manga li disegnano assieme a il più, mm. la maggior parte dei mangaka li disegnano assieme alle tavole, cioè li fanno sulle tavole. Adesso col digitale li fanno, molti li fanno dopo, però, sai, i balloon ti permettono anche di disegnare un po' meno in un mercato, <ride> in, una, in una catena produttiva dove devi fare 18 pagine alla settimana, eh, sai. 3 didascalie ti tolgono magari mezz'ora di lavoro <ride> andiamo avanti <ride> ma poi non è così wow. ecco. ecco qua eh, i suoi spazi no? wow. Le sue, i suoi volumi eh? però diversi da prima no? il retino è più pulito usa meno retini c'è più luce e in tutta questa luce il nero diventa ancora più prepotente perché se non usi i retini scuri e non spegni la luce il nero lo vedi, lo vedi ancora di più è forte, tant'è che in certi casi diventa quasi difficile leggere le figure qua, no? Leggere bene questa scena. E qui, qui, qui si vede che c'è qualcosa che si muove, no? Nell'autore. Proviamo ad andare avanti. Ecco, guarda. Ah, anche qui. Mm, ancora, frontali, laterali, però dosati in modo molto più sapiente di prima con molto più controllo, con molta più consapevolezza, no? Il taglio sugli occhi, il primo piano. È bello, il... anche, è bello anche quel, quel lavoro che fa, che fa la mente nel costruire, ricostruire i suoi disegni che non sono completi, sì. che sono aperti, eh beh, tipo sì. il, il vestito beh, di... Sei, lo, aiuta il nero, lo aiuta molto il nero a, a, ah. a definire le forme. Eh, ma questo cazzo, ragazzi, questo è talento. Andiamo avanti. <ride> Grande talento. No, è fantastico. Eccolo mio... qua, infatti. Ben, eccolo qua, vedi? Una tavola con un primo piano e una figura intera che non riesci a leggere, perché è tutto nero. Esatto. <ride> Però la leggi perché c'è la scrittura, c'è il colletto, c'è la testa e il cervello costruisce tutto il resto. E questo è, questo è, be è proprio bello, cioè... Elegante, c'è eleganza, c'è controllo nel pavimento, non disegni niente, c'è le linee dietro del, del, del vetro, dello schermo, quello che è. Capisci che sei in una scena fantascientifica, lo capisci senza disegnare niente di fantascientifico, se non la particolarità del personaggio, con due linee bianche e un pavimento. Andiamo giù e ecco ancora, no, andiamo, andiamo al salto, al cambiamento, qui perché così gli occhi, ecco qui. Questo e qui inizia a cambiare. Qui è cambiato qualcosa. Non c'è più il nero. Il nero viene sostituito dalle linee. Cioè, lui cosa fa? Eh, dove prima avrebbe fatto tutto nero, adesso disegna. Ma non disegna tutto, mette molte linee, crea dei, dei, addensa le linee, per cui noi pensiamo sia pieno di roba, ma solo perché ci sono più linee. Dove ci sono meno linee abbiamo materiali più lucidi, più, più ampi, più grandi. Dove ci sono più linee abbiamo la complessità tecnologica. E quindi vince, in due vince su due piste perché ti dà la matericità e la forma degli oggetti, ti permette quindi di rappresentare cose enormi, ma tutto quel cavicchio che c'è ti comunica una complessità tecnologica bellissima, tipica della fantascienza più amata. Non puoi chiamarla una roba del genere, visivamente ti spacca la testa, è bellissimo, no? Però non usa il nero, sostituisce il nero con una ricchezza di linee. Facciamoci caso, nelle tavole in cui metteva il nero, se questa tavola fosse stata nera, col nero pieno, tutta la parte dei cavicchi, eh, vedi, sarebbe stata nera. Guarda il robot, la parte più complessa, che è piena di neri. toglie i neri, ma non la svuota del tutto, ci mette le linee quindi ottieni un mezzo tono stilistico, cosiddetto, no? Spero di non complicare la vita a tutti, però, eh, cioè, secondo me questa cosa è, è stupenda, è meravigliosa. Andando avanti si, si vede poi come ne diventa proprio padrone, vedi? Guarda la figura. E, e, e cosa compare? Non ho più i neri, ma ho bisogno di qualcosa che mi sostenga le figure. E inizio a usare i tratteggi. Guardiamo nella sì. coda... Della, di, del Gauna lì che ci sono i tratteggi per fare l'ombra sì no? eh, li servono i tratteggi se togli neri non ti basta usare più segni perché poi hai il problema di dover rappresentare gli oggetti in primo piano e sullo sfondo ok? Certo. quindi devi usare i tratteggi questa ragazzi passare a questa, a questa visione che è l'opposto di prima devi essere bravo Bravo, e soprattutto devi essere, secondo me, devi avere un fuoco che ti arde, arde dentro fortissimo perché devi avere una voglia di ricominciare da zero enorme. E, e, e guardate che bello il dinamismo! E anche molto coraggio, perché può darsi che a lui non piaccia. No, guarda, io non so cosa ha pensato lui, ma secondo me, quando ha visto questa roba se ne è innamorato lui stesso, si vede, cioè gli piace da morire, secondo me. Magari mi sbaglio, però lo vedi che la ama follemente e guarda come è diventato poi maturo perché Sidonia è un prodotto molto più maturo nella gestione delle inquadrature. Andiamo sì, avanti, sì. guarda sì. qua, cioè non c'è niente, no, nel senso, non c'è niente. Ci sono dei segni che non sono tanti, ma sembrano tanti perché sono messi con un gusto, una consapevolezza e un controllo per cui, assieme al retino, ti danno proprio l'idea di essere... Puntinato. Eh? Sembra puntinato. Cioè Sembra puntinato, eh, Probabilmente nel forum di Nathan Never direbbero beh, non avevi scoperto. di mettere il nero. No, io quella cosa me la sono legata al dito. Perché... <ride> perché ci sta che tu mi dici non mi piace il fumetto ma cioè, se mi motivi e mi dici eh non avevi il nero sei un pigro io un cazzo scusa sono un essere umano soprattutto uso il digitale il nero ce l'ho è digitale eh, per favore, <ride> guarda che bella che è. guarda questa roba guarda questa cioè sono una nave enorme quella nave è gigantesca comunque il nero l'ha lasciato solo per le, onomat le onomatopee <ride> Sì, ma soprattutto vedi quella, quella nave spaziale gigantesca perché lui ti mette sotto quell'orizzonte con quegli sì, oggetti sì. piccolini che ti danno, è di nuovo la costanza di grandezza cosiddetta, che ti dà l'idea esatta di quanto è grande è quel, ti, dà, un, ti fa proprio pensare a quanto è grande è quella roba. Senza quell'orizzonte non avremmo capito quanto è grande. E eh certo. No? Sì, sì. E andando avanti, poi, poi questo spazio adesso sì che è un bello, bello spazio dici, questo è, è, è profondo perché il nero non lo rendeva profondo, lo rendeva solo pauroso lo rendeva solo opprimente così diventa uno spazio, una profondità è come, è come, la, è come il mare, no? Quando va diventa più profondo, diventa sì. più scuro. lo spazio lui lo, te lo sta comunicando allo stesso modo no? Sì ma è invece è lo spazio, non c'è un tramonto, sembra, sembra il colore di un tramonto, di un'alba, di quello che vuoi. Invece no, è lo spazio e ti mette qualche stella così capisci che è il cielo. E questa nave bellissima messa lì, cioè decidere dove mettere quell'oggetto, cioè questo è, 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 è tutto bellissimo, è di un'eleganza esagerata e non, non credo che ci metta meno. Cioè adesso magari è diventato veloce perché ha un controllo di tutto esagerato, ma arrivare a questo ci vuole capacità. Andiamo avanti, che tanto andiamo poi, questo è lui, dai, andiamo, 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 andiamo ad appo. Ecco, oh. poi arriva questo, Aposims o Aposins dove anche il colore diventa nulla. In questo lavoro qui, io penso che, grazie Seba. Io penso che. Ti tavolo... pirato, allora, ti vuole tirare su <ride> questo lavoro qua. Lui ha ulteriormente tolto. Vai alle tavole e guarda cosa fa. Aspetta. Dice: vabbè, ero di sintesi, no? Non sembra, ma ha tolto ancora di più. C'è ancora meno roba perché c'è il rettino grigio che ti dà il volume, ma le linee che sta usando sono meno di quelle di prima. Vai avanti, che si nota di più, guarda, bah. Cioè sta sparendo tutto, sta diventando proprio... E, e qui, sai, qui uno dice, ma dove vuoi arrivare? Cioè tu stai andando, stai passando da, da uno spettro all'altro, cioè passi da una rappresentazione che è molto quella di Blame, che con i neri ti permetteva anche di dare un delle volumetrie, delle profondità molto complesse, a una tavola che è eterea. cioè dove ha un solo retino, vedi che ha un solo tipo sì. di retino e pochissime linee. Pochissime. Ma ha saltato pure le onomatopee, sono diventate ma che roba, onomatopee bianche. Cioè. Ma guarda che belle. Per esempio, eh. a me questo momento di miei piace. Io lo trovo molto coraggioso. Ha anche i baloon no, perché no. di baloon ce ne stanno veramente pochi pochi. Beh, no, ci sono, qui io ho scelto tavole con pochi baloon perché volevo far vedere il disegno. Vai avanti. Guarda. È tutto così, Aposim. È tutto così. Allora, io lo trovo coraggiosissimo. E se, eh, eh, torniamo, ecco, eh, al discorso della prima giornata. Io ti dissi, secondo me il manga è il linguaggio a fumetti più evoluto. Il mercato dei manga è così articolato e ha così tanti autori e permette di fare così tante cose perché è un mercato robusto, che ha soldi, che ha basi, che ha struttura... Che si può permettere rischi di questo tipo, no? Per cui un autore, cioè, sai, se io ero lettore di Blame e mi sono innamorato di miei con Blame, quante volte nei forum italiani trovi, eh, però adesso miei non sa più fare niente. Valli a spiegare che invece. Sì, sì, l'ho sentito pure io. Che, perché corso... adesso non... ah? hanno pubblicato il cofanetto, e quindi sì, eh. l'ho sentito anche io. Eh. E questo è coraggiosissimo perché dopo questo c'è il foglio bianco. <ride> cioè cosa fai dopo? Cosa togli ancora? Quindi io sono molto curioso di capire a questo punto se questo è il suo, il suo arrivo e quindi da qui in poi lavorerà più sulla narrazione o sulla rappresentazione della pagina nel in suo insieme o se invece stilisticamente andrà ancora a scavare e a cercare altro. Per quello chiudo il cerchio, ecco perché è un autore che ispira. Perché diventa un punto di riferimento, per cui tu lo guardi e dici "Mamma mia!". Tu no, tu, abbiamo detto onda inarrestabile, tu non ti fermi mai. E io compro nei pensando "Ok, la storia, a me piacciono le sue storie. Lui ha creato un mondo tutto suo e in questo mondo ci sta ambientando tutte le storie dalle particelle di Higgs alle megastrutture agli ambienti cioè i pianeti l'interno dei pianeti l'esterno dei pianeti ti sta raccontando tutto il suo universo è tutto suo personale quindi ha personalità non vado troppo alle storie perché visivamente è fortissimo però devo dire le sue storie mi sono piaciute a un po' meno eh, non ho capito delle cose ma lo devo metabolizzare una volta che esce il 9 quindi magari ne riparliamo dopo e, e lo, guardi, se, lo guardi e dici dove andrà a finire? Per esempio, tornando a scelte, in quanti si sono accorti? Avete Nausica Nausicaa ce l'avete in libreria? Guardate il primo volume, come sono fatte le vignette? Con la squadretta, guardate i capitoli dopo, sono fatte a mano libera. Miyazaki cambia completamente il linguaggio della vignetta, non se ne è accorto nessuno però. Magari se ne accorge un tecnico. All'inizio sono lisce, sono pulite così. Dopo qualche uh -huh. capitolo diventano fatte a mano libera, proprio tremolanti. No? Miyazaki fa una scelta la fa in corso d'opera, rischiando. Ma tipo, è in Giappone, non succede niente. Perché in Giappone io questa cosa l'ho discussa, non gliene frega niente a nessuno. Siamo noi occidentali che ci attacchiamo molto a. No, Ci affezioniamo e, e quando ci cambiano qualcosa dici no, no, non osare, non provare. Ti preferivo prima in, in su Dylan Dog, Dallagnol. Te lo ricordi i suoi primi Dylan Dog e come adesso e le critiche? A me piace, piaceva prima e piace adesso perché vedi un percorso si vede, si vede, si sì, si, sì, ma di tanti c'è pigro, non ha voglia vabbè, oh, eh, vedi là come vuoi tu non ha nero, non lo mette non hai soldi per comprare il nero vabbè eh, basta, tornate <ride> su questa cosa <ride> guardate che, che roba è, è bellissimo io, io trovo che arrivare a questa sintesi sia, sia un percorso bellissimo per un autore. Poi te l'ho detto, non so dove andrà a finire, e qui chiudiamo con le tavole perché tanto abbiamo detto quello che dovevamo dire, c'è solo l'ultimo. Dicendo, perché non voglio andare a sforare troppo, altrimenti mi ammazzano e mi ammazzi tu. Eh, chiudo dicendo che mh, secondo me ad averlo salvato veramente tanto il non essere stato un autore da, da grande farò il mangaka. Io mm. sono... Di questo, cioè l'aver portato all'interno del manga, dell'industria dell manga, un'esperienza che non è quella di chi vuole diventare mangaka, gli ha permesso di creare un universo visivo che era suo perché era suo dai tempi dell'architettura, capisci? E le ha portate in un mondo dove di architetti o di appassionati di architettura ce ne sono meno, no? Ce ne sono pochi, non troppi, non è il crucio di tutti. E cioè. quindi ha fatto apportato, ha, ha dato, ecco, ha messo un mattone in più nell'evoluzione del linguaggio del manga giapponese. Lui è uno di quegli autori, come secondo me Tayo Matsumoto, come secondo me Igarashi e come tanti altri, per cui la loro, il loro contributo sarà la base per molti altri mangaka. Ok, eh, benissimo. Sto percorso, la vedo così. Benissimo, cioè, sono gli autori sì. che non, non, non sono del tutto, cioè non passano così con il vento. No? Bello, 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 una bella spiegazione che ci ha trasportato cioè, <ride> per svariati cioè, anni. Abbiamo, e abbiamo visto un aspetto di Niei, pensa se lo analizziamo tutto, costruzione della pagina, uso delle vignette, sequenze, eh, uso del testo, i dialoghi, non, non ne esci più. Ci stiamo qua tutto il giorno, <ride> è, bellissimo. è bellissimo e poi Max, guarda io... che belli, <ride> i volumi giapponesi, guarda <ride> che belli <ride> i volumi giapponesi. Che belli, che bello che loro scrivono disegnando, smettila di fare lo <ride> Max. Io ti ringrazio come tutti quanti i venerdì che ci vediamo. È stato molto molto Grazie interessante. A te. Adesso mi dovrò scartabellare tutte quante le opere di Dallagnol, così vedo il, il suo. Però intanto... In so, in Diteci di cosa volete parlare la prossima settimana, questa ce l'hanno suggerita, no? Sì, eh, sì la prossima sì, settimana. Sì, esatto. Parliamo. esatto. Quindi, appunto, eh, nei commenti... Qua esatto decide noi? De altrimenti decide Max, N non vige la democrazia in questa, in questa trasmissione, assolutamente. Esatto. <ride> Grazie Max. Grazie. Buona grazie, a voi, grazie a te, grazie a tutti. Ciao, belli. Pace, pace ragazzi, pace. Voglio continuare eh. a fare fumetti, non voglio diventare eh. atomico. Ciao. Atomico.